dovremo affrontare tutti insieme con grande spirito di solidarietà quello che si preannuncia come un dramma epocale. 1 milione di profughi in una sola settimana dall'Ucraina. Per fortuna le ultime notizie sono già che sono stati istituiti i corridoi umanitari. L'Italia dovrà fare la sua parte, tutto il paese, la comunità nazionale dovrà esprimere con le varie iniziative che già in questi momenti stiamo perseguendo ai vari livelli, iniziative di solidarietà insieme con l'Unione Europea. Dobbiamo sperare, tra l'altro, di raggiungere un cessate il fuoco che sia duraturo, che possa evitare lo spargimento di sangue. È una situazione complicatissima, drammatica. Dobbiamo sperare però sempre nel dialogo e che il dialogo possa riprendere il sopravvento rispetto al rumore dei cannoni, delle armi. E questo è tutto lo sforzo a cui siamo chiamati come comunità nazionale. Era opportuna questa battaglia sul catasto in questo momento in Parlamento, in Commissione? Guardi, direi proprio di no. Sul catasto dico solo questo, che rispetto al caro bollette, rispetto al caro benzina, mettersi a discutere, a rischiare di spaccare la maggioranza su questa norma sul catasto, francamente non ha proprio senso. Su questo voglio essere chiaro. Il Movimento 5 Stelle non consentirà assolutamente che ci sia una sovrattassa sugli edifici e sugli immobili. Però siamo anche realistici, si tratta di riformare anche questo settore della pubblica amministrazione. Siete mai entrati in un ufficio del catasto? Ci sono delle piantine cartacee che risalgono al Novecento. Dobbiamo digitalizzare, informatizzare anche questo settore della pubblica amministrazione. E facciamolo senza pregiudizi ideologici, senza dividerci, con razionalità e in questo momento soprattutto manteniamo nervi saldi e soprattutto manteniamo il senso di responsabilità. Presidente, oggi un altro parlamentare ha lasciato il Movimento 5 Stelle, la deputata Janaro, per passare al Partito Democratico. Lei è stato avvisato, è stato avvertito prima di questa decisione? La deputata che ha lasciato il Movimento 5 Stelle non mi ha avvertito, non mi ha informato. Attendo una informativa, una telefonata dal PD. Non mi è ancora arrivata. Sembra che si stiano raffreddando i suoi rapporti con il PD dalle ultime dichiarazioni Campolardo, queste di adesso. No, guardi, nessun raffreddamento, perché quando ci sono delle prospettive politiche nell'interesse del paese e c'è un dialogo con altre forze politiche, in particolare col PD, non è mia abitudine né del Movimento 5 Stelle essere soggetti ad alti e bassi. Noi abbiamo un percorso di razionalità politica, abbiamo un disegno strategico che vogliamo perseguire, un dialogo che vogliamo coltivare nel rispetto, come ho sempre detto, della reciproca autonomia, del riconoscimento della rispettiva autonomia. Da questo punto di vista, quindi, se ci sono queste condizioni, per noi il dialogo c'è e ci sarà. Grazie. Grazie mille. Grazie.